Ciao a tutti, io sono Ania e bentornati in questo nuovissimo video. Oggi video flash, dove vi consiglio una serie TV in particolare per due motivi. Prima di tutto perché è molto carina e ve la voglio consigliare. Secondo perché voglio fare un esperimento. Dal 12 giugno uscirà la nuova stagione, quindi voglio fare una recensione per ogni episodio, dove non so ancora se farò spoiler oppure no, però voglio fare questo piccolo esperimento perché comunque ho visto in giro che va molto fare questi tipi di video, quindi voglio farlo anch'io. La serie TV in questione è Younger, composta appunto al momento da 5 stagioni, dal momento che ancora esce la nuova stagione, e ogni episodio dura 20-25 minuti, quindi è una serie TV che si può vedere tranquillamente in pochi giorni. O comunque in un momento in cui non si sa cosa vedere, o comunque non si ha molto tempo per guardare una serie TV, e questa c'è comunque. Allora, cosa racconta? Allora, Younger si concentra su Liza, una donna di 40 anni che è appena divorziato e ha una figlia di 18 anni che è al college in India. Lei non sa come vivere adesso perché prima stava col marito, ovviamente, lavorava lui e vorrebbe tornare nel mondo dell'editoria. Però le case editrici non prendono più signori, diciamo, di una certa età, se posso dire così, non lo so, ma solo ragazzi giovani. Quindi lei, scoraggiata, una sera incontra Josh, che le dice che sembra una 26enne, senza che lei dica che ha 40 anni. E quindi lei si fa venire questa idea e dice: ma se io imbrogliassi, otterrò il lavoro? Sì, effettivamente sì, perché ottiene il lavoro imbrogliando, facendo frode, e ottiene questo lavoro. I suoi colleghi e anche Josh credono che lei abbia 26 anni, quando invece non è vero. Lei poi intraprenderà una relazione con Josh tra alti e bassi, tra i due, però io gli scippo troppo. Però il problema principale è che Josh la scama subito. Quindi lei si scoraggia ancora di più, però poi nota che i suoi colleghi, soprattutto Charles, che è il capo supremo, non ancora scoprono che lei ha 40 anni, comunque lo scopriranno molto tardi. Alcuni non lo sanno ancora, chiariamo. E quindi lei continua a imbrogliare i suoi colleghi e tutti i suoi amici, e poi saranno i suoi amici. E niente, poi sarà tutto da scoprire cosa succederà a Liza, chi saprà il suo segreto, cosa farà dopo che gli altri la slameranno, non si sa. E questo dovete scoprirlo voi. Allora, io credo che sia, appunto, come dicevo prima, una serie TV molto molto carina, molto leggera, divertentissima, perché a me diverte. E non vedo l'ora che esca la sesta stagione, perché ha lasciato un po' il fiato sospeso. In realtà, dalla quarta stagione che io tipo spero in una cosa, ma ormai è andata in fumo. Comunque non lo voglio dire, tanto c'è questo dibattito tra c'è un triangolo in realtà. Lei, Liza, è molto una persona molto indecisa, non sa cosa fare nella sua vita. E io tipo, mettiti l'anima in pace, tanto una cosa devi fare solamente, stare con Josh e continuare questa relazione con lui perché non se ne può più. E a me piace molto anche il personaggio di Hilary Duff. Lei non la vedevo in una serie TV da anni e credo che si faccia valere. È una donna spettacolare, mi ci rivedo molto in lei, non fisicamente, perché comunque Hilary Duff è bionda con gli occhi azzurri, io non sono bionda, non ho gli occhi azzurri, però mi piace molto il suo personaggio, molto molto i suoi valori, soprattutto per ciò che combatte. Comunque è una delle mie preferite, forse la preferita in assoluto, ma anche lei è un po' giovanile, un po' troppo per la sua età, non lo so. Io non sono una persona molto sociale che fa cose da ventenni, perché sono una vecchietta dentro,
Niente, allora una cosa che mi piace anche tanto di Liza, però, è che lei prova a essere come una 26enne, perché comunque deve essere una 26enne per non farsi sgamare. E non sa come fare perché comunque quando lei aveva 26 anni si facevano cose diverse da adesso, diciamo, perché comunque è ambientata in questi giorni, i giorni nostri, quindi i 26enni di adesso fanno cose diverse da quelle che facevano i 26 anni 20 anni fa. Perché diciamo che non c'è neanche un personaggio che odio, cioè no, sinceramente no. Forse sono stati bravi gli attori a non farsi odiare, questo non lo so, perché capita ovviamente che un attore è talmente bravo da farsi odiare o da farsi amare, insomma, anche nello stesso tempo, perché ho molti, questo discorso non c'entra niente, però ci sono alcuni personaggi in generale che sono sia amati che odiati. Quindi quando una persona ti dice o lo ami o lo odi, ecco quello. Però in questa serie TV Younger non ho trovato un personaggio che odio, sinceramente. E bene, questo video finisce qui. Spero che voi possiate guardare questa serie TV carinissima. Io ve la consiglio, vi lascio il trailer in giù in descrizione, solo nelle schede. In realtà dico sempre così, ma lo lascio solo nelle schede, quindi ve lo lascio nelle schede. E spero che possiate guardarla perché ripeto, carinissima, molto divertente e molto soft comunque. E niente, spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like in tal caso, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto, attivate la campanella per non perdere nessun altro video. Fatemi sapere nei commenti cosa pensate di Younger, se la volete vedere, se state guardando comunque fatemi sapere ogni cosa. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!